Antonio Tutolo, Luca Borrelli, Giovanni Paolo Conte, assente, Maria Immacolata Cibelli, Carmela Di Cesare, Simone Vittorio Cantore, Vincenzo Leccese, assente, Carolina Favilla, Giuseppe Grasso, Paolo Darias, Carmen Antonetti, Giuseppe Pitta, assente, Vincenzo Checchia, Stefano Colelli, Raffaele Lavecchia, Francesca Niro, Giuseppe Gerardo Bizzarri, Luigi Carmine Ziccardi, non c'è. Leonardo Del Gaudio, Simona Dell'Osso, Vincenzo Iano Antuoni, Pasquale Dottoli, assente, Maria Petroianni, assente, Fabio Valerio, assente, Antonio De Maio, presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, presenti, la seduta è valida. Allora, procediamo con l'inno. Allora, è rientrato il consigliere Valerio e c'è una comunicazione del consigliere Totoli che non può essere in consiglio questa sera, quindi giustificato. Allora, passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, lettura e approvazioni verbali di sedute precedenti. Le votiamo per alzata di mano se non c'è nessun intervento. Chi è favorevole? Ok, passiamo al secondo punto, comunicazioni del Presidente Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri. Chi ha di fare una comunicazione? Prego, consigliere Leccese. Buonasera Presidente, Sindaco, consiglieri. Sono qui per comunicare a tutti voi e ai cittadini presenti che dopo diversi tentativi, diversi sforzi tenuti dall'amministrazione, diversi colloqui avuti con le associazioni rappresentanti la nostra storia, la nostra tradizione di Lucera,
Voglio comunicare che grazie anche all'impegno della consigliera Cibelli e Niro e dell'assessore Federica Triggiani e del sottoscritto siamo riusciti per quest'anno ad organizzare il corteo storico 2015. Il senso della mia comunicazione è soprattutto un ringraziamento forte che va alle associazioni che adesso elencherò e in particolare i Federiciani di Lucera, gli Angioini, i Puera Puglie, Associazione Danzarte, This is Art e a tutti, Giuseppe l'architetto Grasso, direttore artistico, la Liubo, tutti quanti i singoli che si stanno affacciando e le associazioni che ancora adesso stanno dando adesioni. Il motivo di questo grande e forte ringraziamento è lo spirito di totale gratuità e di totale e grandioso senso di attaccamento alle storie e tradizioni che appunto ho consentito quest'anno, nonostante l'assenza di finanziamenti e di fondi e di stanziamenti da parte del comune e di privati, comunque di far sì che il corteo si celebrasse. Quindi davvero il nostro ringraziamento è forte verso queste associazioni che per la prima volta dal 1983 ad oggi hanno gratuitamente messo a servizio della città, della storia, delle tradizioni la loro opera e lo stanno facendo tuttora. Quindi il mio è un grazie sentito. Prego, consigliere Cibelli. Buonasera Presidente, Sindaco, Assessori, Consiglieri, colleghi consiglieri. È una comunicazione che riguarda il mondo della scuola e in particolare la raccolta firme referendum abrogativo legge 107-2011, più nota come la Buona Scuola. Come tutti sanno, la chiusura dell'anno scolastico è stata caratterizzata da una serie di manifestazioni, di prese di posizione critica nei confronti di quello che era il DDL che Renzi proponeva per la riforma della scuola, che poi tra giugno e luglio è stato approvato ed è diventata legge 107, per cui il Comitato Nazionale Leadership alla Scuola, questo è il nome del comitato con a capo Daniela Margiotta, membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nei giorni scorsi ha depositato in Cassazione il quesito referendario per l'abolizione della riforma Renzi della scuola, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio ultimo scorso. Gli appelli sono rivolti ai sindacati della scuola, alle forze politiche, alle associazioni studentesche, i genitori. Il comitato si propone di raccogliere 500.000 firme necessarie entro settembre con l'obiettivo di raggiungere il quorum a maggio del 2016, quando probabilmente gli italiani saranno chiamati a votare e ad esprimersi nei confronti di questa legge. Leadership alla scuola non si lascia scoraggiare quindi dalla chiusura estiva delle scuole e dal deserto cittadino. La raccolta di firme infatti viaggia veloce sui gruppi WhatsApp, Facebook, sul portale web e sulla piattaforma change.org. Il comitato inoltre ha mandato materiale specifico alle RSU, alle segreterie provinciali, regionali e nazionali dei sindacati delle scuole e sta inviando moduli a tutti i comuni d'Italia e diramando appelli per sollecitare l'adesione alle ragioni del referendum. Tutti i cittadini maggiorenni, quindi aventi diritto al voto, possono firmare per il referendum e per farlo potranno recarsi negli uffici comunali di tutti i comuni italiani. Pertanto, anche presso il comune di Lucera sarà possibile firmare i moduli per la promozione del referendum in oggetto e ci si potrà recare presso l'ufficio elettorale in piazza Nocelli e presso il gabinetto del sindaco tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17 a partire dal 30 luglio, quindi da stamattina, e fino improrogabilmente al 25 settembre 2015. Inoltre la raccolta firma proseguirà anche nei pressi di presidi che saranno istituiti in Piazza Duomo e in Piazza Matteotti a cura di un comitato di coordinamento locale. Grazie a voi. Se non ci sono altre comunicazioni passiamo al terzo punto. Chiedo scusa, consigliere Cantore, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo comunicare ai presenti di essere appena stato presso
i vigili urbani e in colloquio con il tenente Bucci, se non sbaglio tenente, mi ha comunicato, e quindi giro la comunicazione a voi tutti, che a seguito del ripristino del varco ZTL presso Piazza Nocelli sono stati accertati oltre 600 infrazioni in un mese, e quindi sono state inviate oltre 600 multe, questo per dovere di cronaca e anche per sottolineare il lavoro comunque dei vigili e ad ogni modo purtroppo l'inciviltà in cui versa la nostra città, augurandoci che comunque la combinazione delle sanzioni possa fungere da deterrente per questo fenomeno. Grazie.